omicidio, traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, estorsione, favoreggiamento, ricettazione e numerosi illeciti in materia di armi. Sono solo alcune delle accuse contestate ai 36 soggetti coinvolti nell'operazione Six Towns, scattata all'alba contro la cosca del Marrazzo, attiva nel crotonese con ramificazioni in Lombardia. L'operazione condotta dai carabinieri di Crotone in collaborazione con le unità territoriali dell'Arma di Cosenza, dei cacciatori del GOC di Vibo Valentia e della Polizia di Stato segnali chiare di vicinanza nei confronti del PM Marisa Manzini, perché sia chiaro che in un'aula di tribunale simili atteggiamenti devono essere stigmatizzati e presi con la massima serietà, perché il boss Pantaleone Mancuso, detto Scarpuni, durante l'ultima udienza non si è limitato a zittire malamente più volte il PM, ma le ha addirittura attribuito una qualche responsabilità nella morte della moglie, Tita Bucca Fusca. Seguito all'incontro che ha avuto con i familiari e la difesa, diciamo, della famiglia Bergamini, ha attinto degli elementi che potrebbero essere utili alla chiave della persona dell'indagine. Teniamo presente che un'indagine archiviata. Avanti a tutto spiano, che la riforma costituzionale in ballo nel referendum del prossimo 4 dicembre non sia più solo un affare puramente legislativo, è ormai chiaro ai più. La discesa in campo del premier Renzi e dei big del governo, del resto, è la prova provata di come la discussione non si possa esaurire sulla modifica del titolo quinto della Costituzione. Si sta costruendo nel paese in maniera spontanea un grande fronte, un grande schieramento della sinistra per il no, che comprende sinistra italiana, comprende tanti militanti dirigenti del PD, comprende le grandi organizzazioni sociali dell'area progressista, la CGIL, l'ANPI, l'ARCI.